Buonasera e benvenuti alla 33esima puntata di Edicola Loco. Oramai siamo in prossimità del carnevale. Infatti, insomma, ormai pullula, pullula, masche, mascherine. Oramai ritorneranno finalmente i carri, un po' di allegria, un po' di movimento in questo periodo un po' morto, diciamo. Diciamo sì che ancora di più si sta ravvivando. Si sta ravvivando perché praticamente, non ti dico, con la campagna elettorale, un sacco di maschere buona giornata. Che promettono, promettono, promettono. Vedremo il 4 marzo se queste promesse poi verranno mantenute. Altrimenti saremo qui a bacchettare. Attenzione, mi raccomando. Noi promozioni naturali non ne facciamo. Niente. Però dopo li davvero. Sì. Quindi mi raccomando, se promettete dovete mantenere, altrimenti passerete dalla nostra ghigliottina. Esatto, bravissimo. Ma andiamo avanti con la nostra sigla per cominciare questa puntata di febbraio scompiattante. Signore e signori, Edicola Loco, Edicola Loco, Edicola Loco, ci mettiamo in gioco. Allora, cara Silvana, io vedo su quel tavolo sono un po' mortificato stasera perché noi dovevamo avere un ospite. Un ospite che insomma si sta facendo valere negli studi di Telenorm, un nostro caro amico Bernard che è andato a fare questa trasmissione Buon Pomeriggio di Cucuz, che io non sapevo che Cucuz si era trasferito a Telenorm, dove c'è una rubrica, diciamo, sulla ricerca dell'anima gemella. E quindi Bernard, e io lo volevo qua perché insomma gli volevo dare anche io una mano, una spinta. E allora ci è venuta questa idea? Sì, ci è venuta anche a noi. Anche noi avremo la nostra rubrica, Edicola Quo. Edicola Quo. Chiunque di voi, maschio o donna che sia, vuole fare un appello per trovare l'anima gemella, noi siamo qui presenti, disponibili a darvi spazio. Ecco, ci dite, ci siete, ci si fide, ci appartiene. Soprattutto se avete proprietà o meno, perché è fondamentale per l'anima gemella. Quindi noi siamo disponibili, chiunque vuole può usare l'Edicola Loco per fare la sua, insomma, dichiarazione d'amore. Ma se volete, noi e Francesco eravamo disposti anche a portare il videomessaggio, certo, ma non abbiamo il campo. Non abbiamo il campo, però possiamo procurarci un carretto. Perché anche siamo lì vicino, quindi allora Francesco è bello, potrebbe essere iniziativa. Infatti noi abbiamo la nostra mascotte col cuoricino. Love, love, love. Va bene, andiamo avanti con le prime notizie, John. E ahimè, carissimo Francesco, c'è un problema sicurezza al Logorotondo. L'abbiamo già detto anche nella scorsa puntata, però si è verificata una cosa molto particolare. Logorotondo, rapina a mano armata. Si è verificata una rapina a mano armata al supermercato C7 in via Gentile a Logorotondo. I delinquenti, muniti di pistole e taglierino, hanno minacciato cassiere e clienti, come racconta una testimone oculare della rapina, cercando di asportare l'intero incasso della giornata. I due malviventi, forse un terzo complice, fuori dal supermercato, pare fossero molto giovani, poco più che ventenni, indossavano un cappello e sciarpa a coprire il volto e avevano un accento marcatamente locale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Urge, come dicevamo prima, una discussione seria sulla problema sicurezza che è in comune, anche perché c'è da dire che anche nel nostro amato centro storico ci sono stati parecchi furti, addirittura usando le commesse come spostamenti, diciamo, tra casa e casa, quindi hanno subito, diciamo, dei furti. Quindi cerchiamo di aiutare se vedete qualcosa di strano, insomma, oppure delle facce losche, di comunicare subito alle forze dell'ordine se avete visto qualcosa di Francesco non si può manca più cambiare. Che cosa è successo? Sì, infatti comunque adesso parte la raccolta porta a porta. Quindi perfetto, in campagna siamo scambiti da un po' di ladri, non sono ladri, vengono a prendere l'immondizia anche dalla campagna, quindi è vero. Francia a casa mia finalmente sono arrivati i mastelli. La pazza di che è previsto un nuovo incontro sul funzionamento del porta a porta proprio stasera, lunedì 5 febbraio 2018 alle 19 a Villa Mitolo,
Come spiega infatti l'assessore all'ambiente e vita speciale, invitiamo tutti i cittadini ad avere pazienza e a ripartire presso l'ufficio Monteco in via Almirante, di ritirare presso l'ufficio Monteco in via Almirante numero 17 in caso in cui non avessero ancora ricevuto presso il proprio domicilio il materiale o la cartolina di avviso della Monteco, i mastelli, la composteria e le buste. Insomma, dice l'assessore, che mi rendo conto che anche questo protocollo comporterà qualche disagio ai cittadini, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che tutto il lavoro che stiamo facendo con gli uffici e l'azienda ha il solo obiettivo di migliorare il sistema di raccolta, diminuendo i disagi ai cittadini e soprattutto aumentare la qualità e la quantità della differenziata, evitando di far lievitare i costi. Come sempre fatto in questi 18 mesi, saremo pronti ad ascoltare i cittadini e a risolvere le criticità nel limite di quello che spesso la normativa ci impone. Insomma, e quindi l'assessore vi dà appuntamento, infatti stasera è in corso questa riunione. Per capire come si fa questa differenza, certo. Perché non solo non buttate un mastello, non buttate un busso, quindi bisogna conferire in campagna, passeranno. Se ne insomma, il secco residuo, la plastica, il vetro. Abbiamo già detto che l'alluminio adesso va con il vetro, mi raccomando. Però insomma ci dobbiamo abituare, perché la busca va fatta. E quindi comunque parliamo di talenti. Parliamo di talenti. Siamo un po' pulugliati. Sì. La nostra cara Angela Curri ieri era sul canale 5. Sul canale 5 ha interpretato proprio Rosetta nel film su Renata Forte. Prego. L'ultimo episodio del ciclo Libri di Sognatori di Canale 5 ha visto protagoniste le storie di Libero Grassi, Maria Francese, Emanuela Loi, sarà incentrato su Renata Fonte, l'assessore alla cultura e pubblica istruzione di Naldò, quindi anche pugliese, uccisa per le sue battaglie sulla speculazione edilizia. Ad interpretare la protagonista è Cristiana Capotondi, ma nel cast c'è stata anche Angela Curri nel ruolo di Rosetta. Angela Ficcon era l'amante di colui che uccide Renata Forte. Nella storia infatti avrà un ruolo molto importante, in quanto pare, in quanto sarà proprio lei a denunciarlo. Indiscrezioni comunque rivelano sulla nostra cara Angela Curri, che l'attrice locorotondese ha appena finito di girare la seconda stagione della serie La Mafia uccide solo d'estate, e presto inizierà il doppiaggio, successivamente passerà alla terza stagione. Inoltre sarà tra i protagonisti del film Day di Cosimo Terlizzi, che sarà presentato al Festival Acquerò il prossimo 10 febbraio. Ma a proposito di talenti, cara Silvana, allora, veniamo al primo ospite. Il primo è uno, perché è così stasera abbiamo il primo ospite, che sarà l'unico per stasera, dove praticamente lui che cosa fa? Lui è un artista tutto tondo. Sì, lui ama la musica, ama la poesia, ama scrivere. Fa il pizzaiolo, se non sbaglio. Sì, lui fa il pizzaiolo, però ha questa passione smisurata per la musica. E allora io non lo conoscevo di questo, sono imbattuto in tanti video su Facebook che spopolano ormai con un sacco di visualizzazioni, dove lui si diletta a cantare. Sì, lui andava a tutto va. Dove è? Ma noi ce lo faremo spiegare da lui da dove è nata questa passione. Insieme a lui, chissà, forse ci farà qualche brano. Beh, io lo so che tu quando sei cantante. Sì, a me lo piace cantare, insomma. Quindi poi vediamo che perché. Io direi di presentiamolo. Ma signore, un talento, un talento, una sconoscente. Un uomo è una nota. Un uomo è una canzone. Un uomo è una poesia. Un uomo è un talento. Signore e signori, abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe Tinella. Giuseppe, carissimo. Ciao Giuseppe, è stato un piacere averti qui. Per me, grazie. Allora, Giuseppe. Da dove è nata questa passione per te? Innanzitutto tu fai il pizzaiolo. Scusami Franci, io sto vedendo che per la prima volta dicono c'è un po' di gente. Sì. Prego, potete accomodarvi, signora, potete entrare. Avete il cane? Sì, abbiamo il nostro pubblico che salutiamo, che ci segue. Insomma, Giuseppe, dicevi, tu fai il pizzaiolo. Sì, faccio il pizzaiolo, sì. Ma tu l'hai fatto sempre il pizzaiolo oppure... Sì, io sono partito all'età di 14 anni da casa e ho intrapreso questa esperienza in Germania. All'epoca, addirittura. Dove ho iniziato
caso di questo lavoro che faccio attualmente. E quindi tu, Magher, quando stavi impastando, perché il pizzaiolo, sì, io lo vedo sempre come uno di quelli che, insomma, mentre fa la pizza canta. È vero, certo, cioè, ti viene di cantare, perché certo, il pizzaiolo, secondo me, è uno dei mestieri, diciamo, più allegri, perché certo, sei a contatto con la gente, così, e poi uno di quelli proprio, no? Cioè, e io so di qui vi dico a Giuseppe Giavanuto questa passione. Bastano una pizza via dicendo. La passione è nata. Oppure no? La passione è nata perché è nata da mio padre, perché lui c'ha questa passione per la musica e quindi te l'ha tramandato. Me l'ha tramandato, poi comunque non so se sia un dono, perché comunque non può piacere a tutti, magari una canzone può essere come una pizza, magari la mangi da tizi, da gusti, la mangi da lavanda, è vero. Una canzone magari è soggettiva. Ma a te non piace solo cantare, a te piace anche scrivere. Sì, tanto, è un mio sfogo. Ma scrivi poesie, cosa scrivi? Attualmente ho ricominciato e sì, scrivo delle citazioni più che altro che poesie, perché poesie è una parola abbastanza profonda per scrivere una poesia, ci vuole un attimino di cultura. Io penso che c'è Tutuzzo qui, poi Tutuzzo ci facciamo dire magari qualche citazione, grande maestro. Certo. Ma tu ce l'hai già pronta, c'hai per caso una tua citazione che potresti... Ce l'ho scritta perché non me la ricordo, ne ho scritta una questa notte, perché comunque vado a dormire sempre, di solito le faccio quando torno da lavoro, arrivano le 3, le 4, perché ho proprio bisogno di ascoltare musica, di scrivere, di leggere. Ti rilassi in questa maniera nel dopolavoro. E ho scritto Orgoglio e Dignità. Aspetta, perché mi sento l'agitazione. Ah, non ce l'ha qui, non me la ricordo. È fresca. Se volete vederla, ce l'ho sul mio profilo e ho creato anche una pagina, fra l'altro colgo l'occasione se mi Certo, lo devi fare, per forza. Si chiama L'ho intitolato il sogno di un bambino. Dove li potete trovare queste mie poesie, e poi su YouTube ho caricato per il momento solo una canzone di Lucio Battisti col titolo non me lo ricordo. Va bene, facciamo le emozioni. Non è mia la canzone. L'emozione. Va bene, allora facci ascoltare. Infatti noi abbiamo questa impazienza di sentirti cantare, perché insomma. No, è perché io mi sono. E noi siamo tecnologici, siamo anche tecnologici, abbiamo qui una cassa. Giulia Amico gli dice: Giuseppe, sei un mito. E hai pure il fan. E anche il fan. Gentilissimo, grazie. E poi io ho visto anche tu cantare l'Ave Maria in avanti. L'Ave Maria, nessuno dorme. No, ma se lo senti lui ha una voce quasi da tenore, non lo so, io forse sono... Io canto l'Ave Maria da avanti quando ero più parcheggio. Vediamo un po', ci stiamo tutto in diretta. Ne approfitto per leggere al sinistro. Sì, bravo. Antonio Laghezza dice: bravi, con il vostro piglio la gente ride anche informata. Rosa Santoro dice: brava Angela. Francesco Tari, bravissimo. Un po' di fruscio. Io sentivo una vibrazione. Una vibrazione. Ci siamo, Giuseppe? Vediamo. Di là è partita. Ci abbiamo ancora qualche attimo. Sì. Tutto in diretta. Poi se... Signore, non mi ricordo le parole perché l'ho prima di venire. Ci sei una disciuta, tu vai. Va tranquillo. Allora. Aspetta, andiamo indietro che ci sente. Si sente? Vai, come no. Proviamoci. Volevo stare un po' da sola per pensare, e tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E torna a vivere troppe cose che credevo morte ormai. Sablucchetta. E che ho tanto amato, al mare del silenzio, ritorna come un'onda nei miei occhi. Si blocca. E quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca assai molto di più.
accorgi che il silenzio è il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, tu non avevi perso mai, e non avevi perso mai. E quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca sai molto di più. Ci sono cose nel silenzio che non aspettano mai. Vorrei una voce e improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, e non avevi perso mai, e non avevi perso mai. No, se vuole il discorso, mangio un po' di vita. Non posso stare dietro. Ce la fai con... Cerca, e dopo andato a dire, io purtroppo sono diventato, un misero dilettante. Hai studiato. C'è una bella voce. Sì, in passato si doveva lasciare perché economicamente non riuscivo a seguire. Che sa memoriale? Con eso perché... Vai. Il volo! La settimana di Sanremo! Siamo provati domani che non c'è l'anno. Che penso a lei. Il profumo dolce della pelle sua e una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sono nessuno le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore. Perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo Dio lo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Notti perse a non dormire, altre a far l'amore. Amore, sei mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso,
penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Mandare questa canzone, ce ne vuoi. Io a un certo punto ho avuto pure difficoltà a mandare perché non volevo che si sparscevo un disprezzo telefono, talmente era questa voce. Io già non si parte parriendo tutto. Giuseppe, che dico? Io sono la potenza di afframmare un beh, mi alleno tanto. Mi alleni perché ci vuole proprio, è vero, anche un allenamento particolare per poter tirare fuori questa. Cioè, ci sono degli esercizi che fra l'altro colgo l'occasione per ringraziare Veronica, Ma Veronica è stata qua! Veronica è una di casa! È una grande persona perché veramente è un. Io l'ho definita come una colomba. È vero, è vero. Una colomba bianca, perché è veramente magnifica come, sì, come sì, donna, come persona. Non la conosco a fondo, però è veramente una grande. Sì, sì, sì. Senti, ti salutiamo! Ciao Veronica, vieni presente che dico la loca è casa tua quando vuoi, se hai qualche altra canzone nuova da presentare, next team do. Quindi ancora stiamo aspettando la sigla. La sigla fatta dal gruppo di Cicale. L'hai sentita la nostra sigla? Perché non ce la fai? Come fa? Sì, dai, Franci, fa così. La nostra sigla fa così. Edicola al loco, 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 ci mettiamo in gioco. Però chiaramente tu la potresti fare sotto forma di tenore, è vero? Si può provare. Proviamo. Che stiamo qua a provare? One, two, three. Edicola al loco, edicola al loco. Abbiamo improvvisato, non e colgo anche l'occasione per salutare e fare un bocca al lupo a Bernard Ferrari, grande persona anche lui, bravissimo ragazzo. Spero che trovi la sua anima gemella. Ah, finalmente! Perché è veramente un bravissimo. Ha bisogno. Come si dice, ho avuto un spremo casacchese. A 39 anni ha bisogno di una famiglia. Spremo, tra l'altro anche io. Certo, tu sei single? Sì, sono single. Vuoi lanciare un appello? No, no, io l'appello non lo lancio. Non lo lancio. Non lo perché comunque penso che quello diciamo, è un discorso un attimino più sottile da parte mia, capito? Certo, no, non come vuoi, come comunque non è se mi senti preferisco no. quindi facciamo questi bocca al lupo a Bernard. Dicono che mercoledì ci sarà un'altra puntata, sì, che ha avuto già qualche richiesta. Ha avuto già delle chiamate, non lo penso, presumo, non so perché onestamente non ci ho parlato io con me. Speriamo che non l'ho visto. Speriamo che non vengo con le unghie pittate. Speriamo che non vengo con le unghie pittate, perché da quel che ho sentito la sorella non gli piacciono le unghie pittate. E a lui gli piacciono le ragazze semplici, ragazze. Sì, perché in effetti nell'intervista che lui ha dato, comunque è stato diretto, ha detto quello che vuole. Certo. Poi alla gente può piacere come non può piacere. È normale, è normale. De gustibus. Quindi ti facciamo un grosso in bocca al lupo a Bernard e soprattutto anche a Giuseppe. E anche a Giuseppe, sperando. Ancora dei complimenti, Veronica Palmisano, ti seguo, brava Giuseppe, un abbraccio a tutti voi.
Grazie, Rosa Veronica. Santoro dice: sto bene, stirando, ho preso il volo. E poi dice: vedi, apri di più il diaframma e complimenti. Chi è quello? Chi è? Sempre lei, Rosa Santoro. Laura Bentassulli, complimenti, Giulia. Rosa Santoro. Rosa Santoro, grazie, Rosa Santoro. Grazie. Poi c'è anche, scusami. Vai, vai. Aspetta che lo cerco. Vito Catozzo dice: ops, Giuseppe Tinella. Salutiamo l'uomo delle dirette, Vito, da quando me ne convimbra. E voglio salutare anche un grandissimo special guest, un grandissimo ragazzo, anche lui è molto simpatico e che ha delle potenzialità enormi, enormi, che è Vittorio Campanella. Vittorio Campanella. Vittorio Campanella, perché lui, secondo me lo vedremo presto su qualche trasmissione. L'uomo del web lo chiamerei io. Lo conoscevo, però lo sto conoscendo da poco nuovamente e sto riscoprendo lui un amico che magari da tanto non trova. Sì. Vedi, il web aiuta anche a relazionarsi. Sì. Quando viene usato in modo genuino, come a Giuseppe, insomma, come tanti altri, insomma, aiuta a relazionare, a fare nuove amicizie. Ma infatti io Giuseppe ti conoscevo di vista, ma non sapevo cosa. Come volevi una vista? Può darsi, sicuramente. Quindi non sapevo di questa indole canora. Io quando ho visto è l'uomo giusto per edicola Roma. Quindi noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo, Giuseppe, sperando che ti portiamo fortuna. Grazie. E mi raccomando, studi, perché tu hai delle potenzialità enormi, quindi continua a studiare. Grazie. Perché nella musica, secondo me, bisogna sempre comunque studiare. Certo. Studia. Poi tu hai una bella voce, un bello di dopo il mondo Cristo, si vede un ginello infatti sempre. Lui fa palestra, fa palestra. Quindi Giuseppe, noi ti ringraziamo, ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Tu sai che noi siamo qui, guarda, qua. Quando tu hai la voglia di venire a Edicola Loco, pur che non è con Andavati, quando ti vedremo arrivare con la cassa, ma purché ci dobbiamo fare una risata cantando, tu sei sempre il benvenuto. Devo essere gentilissimi, vi ringrazio tanto. Grazie a te. Bene. Ciao, Giuseppe. Ciao a tutti. Grazie a chi mi ha seguito. E anche a chi non mi ha seguito. Ma tranquillo, vedrai. Ciao, grazie. Grazie a Dio abbiamo un po' di visualizzazioni anche noi. Allora, scusa, racconta Sanremo. Vedi, è canora, una puntata canora. Canora. Vedi, a proposito di talenti, io vorrei fare i complimenti a un nostro ospite, è stato qui il buon carissimo Giuseppe Cupertino, che è capo sommelier di Borgo Ignazio, uno dei re più prestigiosi al mondo, si conferma, attenzione, tra i migliori professionisti italiani del settore alberghiero per la categoria sommelier, metodo hotel e manager d'hotel. Cupertino è stato scelto insieme a 35 suoi colleghi per partecipare a un sondaggio indetto dal sito Italia Tavola, che premia il personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza. Quindi facciamo gli applausi. Nostro orgoglio lavorodondese, Giuseppe! Bravo Giuseppe! Poi c'è un appuntamento che si rinnova ogni anno con la Marcia della Pace. Si rinnova infatti l'appuntamento con la 13ª edizione, questa è notizia di paese Vibrai, con la 13ª edizione della Marcia della Solidarietà, della Pace e dell'Accoglienza in memoria del venerabile padre Francesco Convertini. Sabato infatti 10 febbraio sarà celebrata la Santa Messa in Chiesa Madre, presieduta dal postulatore della causa di beatificazione di padre Francesco, Don Pierluigi Cameroni. Al termine della funzione si aprirà il dibattito sul tema La storia missionaria di Locorotondo, da Francesco Convertini a Lina Perrini, che è scomparsa poco tempo fa. La Marcia delle Solidarietà si terrà il giorno dopo, domenica 11 febbraio. Due cortei partiranno rispettivamente da Locorotondo e da Cisternino per ritrovarsi a metà strada in contrada Marinelli. Anche quest'anno, commenta la consigliera delegata Mariangela Convertini, le associazioni, la parrocchia e l'istituto comprensore del Marconi Oliva hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione della Marcia della Pace. In questo momento storico è fondamentale proseguire nell'impegno sul cammino della pace e della condivisione armoniosa tra i popoli. Previsto anche un concorso per ragazzi chiamati a realizzare uno striscione sul tema della solidarietà. E mai come questa notizia ne abbiamo bisogno dopo i fatti che sono successi a Macerata, insomma, quindi
sono un po' discriminazioni razziali, infatti, abbiamo, diciamo, purtroppo abbiamo queste piaghe. Però abbiamo detto, carissimo Francesco, che siamo un tema carnevalesco, quindi insomma, un dice tipo, quando era piccino, quali era la carnevale? Ma bastava femmina. Ecco, è un sogno di tutti gli uomini, quelli diversi, sia ma fondamentalmente non è da femmina, no, no. Da zoccola, che è diverso. Da pantegana. Da pantegana. Ma voi che non dovevamo avere una notizia sui nostri cugini martinesi? Non abbiamo detto neanche una parola sui nostri cugini martinesi. Però c'è la... loro ci sono sempre. Sì, secondo me lo fanno accorgere. Sì. Ma che sa conosco... Perché deve parlare di quella loro. Infatti, vietato mascherarsi, niente festa di carnevale al Marconi, che non è ascolto comune, è carnevale. Ma è quella di Martina Franco. E le mamme non ci stanno. Niente giovedì grasso per i bambini che frequentano la Marconi e la Grassi. La decisione presa dalla direttrice dell'istituto comprensorio Marconi riguarda il prossimo giovedì grasso. I bambini faranno 2 ore di lezione e poi laboratori artistici. Quindi vietato mascherarsi. Non si sa bene quali siano i veri motivi che hanno spinto la direzione a non autorizzare il mascheramento, ma sembra che siano legati a ragioni di sicurezza e a ragioni di uguaglianza. Ma le motivazioni non bastano, comincia un gruppo delle mamme che hanno contattato questa redazione per sollevare la questione. Secondo loro, non festeggiare il giovedì grasso, festa molto sentita sia dai bambini che dalle mamme, rappresenta un po' un'ingiustizia, perché fondamentalmente obbliga le famiglie a farsi carico di portare i bambini mascherati ai grigini privati, che siano alle ludiche o alle patocche. Ma insomma, vi dico una cosa, il carnevale è una festa bella, per ridere, per scherzare, per far divertire questi bambini. Ma di chi dire a Trishmitt te ne hai messo per la coscienza? Lo so, giustamente, caditi, magari posso capire che non capisci più nulla, ma perché è piccino. Ho capito, però guarda, io questo aiuta anche ad integrarsi, secondo me, anche a chi magari viene da un'altra regione, oppure stato, via dicendo, aiuta ad integrarsi, perché quando uno viene a diciamo che sale, impara anche le usanze del posto. In effetti. Non è una discriminazione, secondo me, è una questione di integrazione, anche far capire le tue cose, quale so, e le mie cose, si mettono in comunione. Se non sbaglio, domenica 11 febbraio ci sarà comunque la sfilata delle mascherine a mattina, che loro hanno anche la maschera loro. Ah, maschere termini matrici. Martinucci. L'ha disegnata. Ma sì, sicuro? Sì, l'ha poi disegnata Piero Angelini. Così Piero che. Sì. Martinucci. Ma non è che si chiama Giuz? No, Martinucci mi sembra. La casa, non ti scordare la casa, Giuseppe. Salutiamo ancora Giuseppe. Devo andare al lavoro. Buon lavoro. Mi raccomando, fai le pizze cantando. D'accordo, vi aspetto, vi aspetto. Ma dove lavori, Giuseppe? All'Happy Point. All'Happy Point. Verremo all'Happy Point. Ciao. Tutti in diretta qua, tutti in diretta. Gente che passa, già deve sapere. Bene, allora. Allora, faccio quella maschera, Marco Nucci. Non ha Giuz. No, Marco Nucci. Beh, vedi. Facciamo un appello a Piero Angelini, se ci fa una maschera sua dopo la torre. Disegna una maschera. Ehi, non te ne si sente Pipalum che la Rai. Dica prima, tu per tu, Rai ma prima. Praticare amicizia lunga. No, piccione. No, palumbi. Niente. Bene, Franci, noi le nostre notizie dopo le abbiamo date. Questa puntata canterina, anche in onore di Sanremo, che siamo in prossimità del 68esimo festival di Sanremo, io sono curioso di vedere questo festival di Sanremo. Sì, perché? Non lo so, perché a me piace tanto Claudio Baglioni, quindi secondo me... Anche presentatori un po' sulle righe, c'è Favino. Vabbè, Nunzi Cora l'ha presentato già con Pippo Baudo, insomma. Sì, poi c'è l'impacciatore, c'è lo Sì, ci sarà anche Fiorello, saluto, ci sarà, salutiamo Fiorello, santo Fiorello, noi ci troviamo qui grazie a lui. Va bene, diamo appuntamento a tutti a lunedì prossimo con una nuova puntata di Edicologo. Grazie per averci seguiti. E alla prossima e buon carnevale! Buon carnevale a tutti! Giovedì carne, mi raccomando! Ciao a tutti!